Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile, altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista. Qualche anno fa nell'euforia mi son sentito come un po' tutti socialista. Io sono un uomo nuovo, per carità lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista. Sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, sono federalista. Il conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta, il conformista ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua lista, è un concentrato di opinioni e tiene sotto braccio due o tre quotidiani, e quando voglia di pensare pensa per sentito dire, forse da buon opportunista si adegua senza farci caso e vive questo paradiso. Il conformista è un uomo tutto tondo che si muove senza consistenze. Il conformista si allena a scivolare dentro il mare della maggioranza, è un animale assai comune che vive di parole da conversazione, di notte sogni e vengono fuori i sogni di altri sognatori, e di giorno esplode la sua festa. Per stare in pace con il mondo e farsi largo galleggiando, il conformista, il conformista. Io sono un uomo nuovo che con le donne c'ha un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista, e dopo un po' non so perché mi sono trovato catto comunista. Conformista non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone. Il conformista aerostato evoluto che è gonfiato dall'informazione, è il risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie, poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato. Vive e questo già gli basta, e devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi. Il conformista, il conformista. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista, sono il nuovo conformista.